funziona la musica. Abbiamo esaurito la volta scorsa un discorso enorme che ci ha tenuto impegnati per un sacco di settimane sugli intervalli. Oggi iniziamo il fantastico mondo dell'armonia, partendo dai due principali tipi di accordo: l'accordo maggiore e l'accordo minore. Un accordo è formato da tre note e per questo si chiama triade in questo caso. Poi possono esserci accordi formati da più note e vedremo anche quelli, però intanto la base è un accordo che è formato da tre note. Al primo posto c'è la nota fondamentale, è un po' il cervello, il cuore, il centro di comando dell'accordo, quella che gli dà nome. Per esempio, se è un do, che sia poi maggiore, minore, settima, minore, settima, che qualunque tipo di do sia, il do deve esserci, ok? Un mi bemolle semi diminuito deve esserci la nota mi bemolle, chiaramente, no? È quello che è per l'accordo, quello che la tonica è per la scala, più o meno, ok? Per inciso, spesso ti capiterà di sentire chiamare tonica anche la fondamentale dell'accordo. È importante riconoscere che ogni tanto vengono confusi i due concetti, ma non è precisissimo. Quando si parla di accordo, si dice la nota fondamentale, o semplicemente fondamentale. Poi c'è la sua quinta giusta. Se hai visto e imparato tutto quello che ci siamo detti negli appuntamenti precedenti a proposito degli intervalli, sai perfettamente di che cosa si parla. Se non l'hai guardato, vattelo a cercare nelle puntate precedenti di questa playlist quando si parla di quinta, ok? Quindi siamo al do, do, sol, ok? Una quinta che dista tre toni e mezzo. La quinta è quella che crea corpo, no? In qualche modo è già presente come armonico all'interno del suono della fondamentale e noi lo ribadiamo e crea la struttura ossea e muscolare dell'accordo in qualche maniera. Tant'è vero che quinta e fondamentale messe insieme fanno il power chord. Do e sol. La fondamentale è la sua quinta. Ok. Nel mezzo c'è la terza. La terza che è un po' il sesso dell'accordo, quello che ci dice se l'accordo è maggiore oppure minore. Una terza maggiore ci comporta un accordo maggiore, una terza minore ci comporta un accordo minore. Ora, in ordine, se noi le suoniamo dalla fondamentale come nota più grave e poi la terza e poi la quinta, otteniamo una cosa che sulla chitarra può apparire così. Allora, sul set di corde 6, 5, 4 abbiamo questo per la triade maggiore. Per fare la triade minore devo semplicemente spostare la terza un tasto indietro. Ora, è chiaro che questo ha senso fondamentalmente quando parliamo di costruzione, di comprensione di come funziona la chitarra, perché poi non ho mai suonato le triadi sulle corde così basse perché suonano un po' fangoso, però è importante comunque saperlo. Quando vado sulle corde 5, 4, 3, ho questo. La forma è esattamente uguale a quella che avevo sulle corde 6, 5, 4. Quando mi sposto sulle corde 4, 3, 2, cambia, ho questa forma qui. Maggiore, minore. E poi quando vado sulle corde 3, 2, 1 ho questa forma qui. Ok, la cosa importante per ora non è avere la comprensione completa di tutte le diteggiature che questi accordi possono avere sulla chitarra. Ok, ci arriveremo, lo faremo, lo tratteremo. Avrai sentito parlare di rivolti, di posizione fondamentale, primo rivolto, un sacco di cose, triadi a parti late, a parti strette, ok, affronteremo tutto quanto. Per ora quello che ci interessa è capire come funzionano, essere in grado di costruirli almeno mentalmente a partire da qualsiasi nota, quindi se dico la bemolle maggiore, ok, fa diesis minore, ok, essere in grado di costruire al volo quali sono le note che lo compongono. Se ti chiedo maggiore, sai che sarà la fondamentale, la sua terza maggiore e la sua quinta giusta.
Se ti chiede un accordo minore sarà la fondamentale, la sua terza minore e la sua quinta giusta, okay? Quindi è un lavoro un po' più mnemonico di tabelline, se poi riesci anche a farlo con la chitarra, come abbiamo fatto adesso, no? Ho fatto il Do e poi magari puoi fare il Sol nella stessa maniera, poi il Re e così via, magari per tutto il circolo delle quinte, se te lo ricordi, ne abbiamo parlato. Questo ti mette in condizione di avere veramente una comprensione eccellente di come funzionano gli accordi maggiori e minori, e la prossima volta entreremo dritti in un argomento tostissimo, cioè l'armonizzazione della scala maggiore, quindi metteremo in pratica tutte le informazioni che abbiamo acquisito oggi. Chitarra in mano, buona praxis!